Ed eccoci di nuovo insieme, 16:49, con noi Egidio Mirra, consigliere comunale, al momento ancora d'opposizione. Eh beh, è una domanda, già è una domanda. Buonasera a tutti, è una domanda. Ciao, ben ritrovato, no, Egidio, sempre un grazie. Piacere averti qui. Anche per me è un piacere. Ne approfitto perché mi hai fatto una domanda. Subito così. Ed è giusto. Io ho protocollato stamattina l'abbandono come consigliere comunale dal gruppo del Partito Democratico. Sono un indipendente di sinistra perché questo non me lo può togliere nessuno. Andrò nel gruppo misto così come prevede il regolamento del nostro consiglio comunale e quindi continuerò a svolgere la mia funzione di consigliere comunale, ma non più utilizzando, come giusto che sia, il simbolo del PD e quindi anche il sottopancia. La prossima volta, se ci dovesse essere una sottopancia, lo dobbiamo correggere, perché non mi sembra giusto che, non avendo condiviso le scelte del Partito Democratico, io continuo. Quindi libero questo simbolo. Ma tu sei anche tesserato però del PD. Non ho rinnovato la tessera di quest'anno, no. Quindi ufficialmente non fai più parte del PD? Sì, esatto. Questa è una notizia, perché anche in passato c'erano state delle, però tu sei sempre rimasto lì al tuo posto. Perché è successo, giustamente, tu fai una giusta riflessione. Perché tu sempre rimasto lì. Mi illudo di dire che io sono rimasto lì, è il PD che si è spostato, quindi... sarà un atto di presunzione sicuramente, però io sono fatto così, mi sono sempre assunto le responsabilità delle mie scelte. Stavolta è stato diverso, tant'è vero che io ci ho messo del tempo. Chi mi conosce sa che non è stata una scelta facile. Dopo 27 anni di PDS, DS, PD, fondatore del PD, membro della direzione regionale, membro della segreteria provinciale, ho sicuramente tra i salernitani sono stato, e tra la Piana del Sele sono stato quello che insieme probabilmente a Mimmo Volpi abbiamo avuto gli incarichi più importanti nel partito, quindi non l'ho fatto a cuor sereno, ma io, il mio partito, i partiti per me sono l'elemento di mediazione della democrazia rappresentativa, non sono dei comitati elettorali che nascono nel momento in cui si fanno le elezioni. Sì, ultimamente, perché tu credevi molto nel partito proprio come... Nasco come figlio della Prima Repubblica, di cui rivendico l'appartenenza storica e personale, in cui nel partito si discuteva, si ci divideva, ma c'era l'elemento, c'erano le correnti, c'erano congressi che erano guerriglie, però poi alla fine c'era la comunità in cui tu ti riconoscevi. L'avversario non era quello che ti stava a fianco nel partito, era quello che era fuori. Invece nel tempo questa appartenenza è diventata sempre più fievole, sempre meno impegnativa, sempre meno coinvolgente, fino a diventare un gruppo che si riunisce nei momenti più o meno elettorali di interesse del leader di turno. È diventato un attimo un momento leaderista che non mi ci rivede, e quindi per questo motivo questa volta, in cui la scelta, il processo con cui si è arrivati alla candidatura è stato un processo con l'assenza completa della discussione a tutti i livelli, locali e non, tenendo presente che la scelta è stata fatta da un commissario con una sezione commissariata per 2 anni e mezzo, per nessun atto di illegittimità, perché un segretario si dimette, si commissaria perché il segretario si dimette, per 2 anni e mezzo non si fa un'assemblea, non si fa un tesseramento, non si fa un congresso, non si fa un gruppo dirigente, e 3 mesi prima delle elezioni, perché stiamo parlando di gennaio e febbraio, si doveva votare a maggio, arriva il commissario e dice: abbiamo trovato un candidato che vi potrebbe stare bene, ve lo offriamo, costruiteci l'alleanza, senza nessun elemento di discussione, senza nessun elemento di valutazione di ciò che era stato il PD prima, durante, di cosa poteva essere dopo, di quanto gli altri avevano più o meno contribuito, nel bene o nel male, a rappresentarlo per tanto tempo. Quindi c'è successo questo. Dopo riflessione mi è sembrato giusto fare quest'atto, che mi è costato tanto, per chissà come sono fatto io, e quindi ho liberato, perché mi sembrava giusto che io non utilizzassi più
Egidio Mircia, consigliere. Tra l'altro so che comunque tu hai un buon rapporto con Antonio Visconti. Ottimissimo, ottimissimo, tanto è vero che cacci adesso. Caccio qui la penna, la sua penna Antonio Visconti. Ma la usi anche normalmente? Sì, 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 ce l'ho in tasca, tranquillamente, la mia penna. Rapporto personale ottimo, familiare. E quindi adesso che cosa succederà? Adesso siete partiti per questa campagna elettorale a favore, chiaramente a sostegno della sindaca francese. Come hai superato, diciamo, anche le perplessità che ci sono state in questi 5 anni? Certamente, tantissime perplessità. Le ho superate, come dire, convincendomi di una serie di elementi. Il primo elemento che mi ha spinto a immaginare che la continuità amministrativa fosse un elemento importante è la vicenda Covid. Io sento poco nella discussione, sento tutti parlare dei programmi, giusto, sì, l'abbiamo, ma nessuno ha, e io lo dico alla sindaca quando ci incontriamo, nessuno puntualizza che nulla sarà più come prima. Nei rapporti, nella gestione della quotidianità, nella programmazione, anche l'arrivo teorico, perché per adesso stiamo parlando di teorie, di fondi che dovrebbero significare il rilancio, arriva su una struttura, per esempio quello comunale, che non è capace, non è strutturata per poter accettare questa sfida, logorata da 2 anni, quasi 1 anno e mezzo di pandemia, e posso garantirvi che è stata stressata tutta la società, compresa la pubblica amministrazione, molto stressata da tutta questa vicenda. Quindi la continuità nell'azione amministrativa. Secondo, alcuni elementi, altri elementi, sono stati, per esempio, ne parlavamo proprio qualche giorno fa in una riunione che abbiamo avuto, prendere atto che per esempio la sindaca francese su alcune scelte da lei non condivise con l'amministrazione 2009, di cui io facevo parte con l'allora sindaco Santomauro, quando poi è arrivata all'amministrazione della cosa pubblica si è dovuta ricredere. Esempio, alcuni esempi. Il piano di riequilibrio, il famoso piano di rientro di cui avete sentito parlare. Chi è che fa l'azione per mettere in sicurezza i conti e non far andare in dissesto? Lo fa a novembre 2011 con il primo decreto Salva Italia di Monti, lo facciamo noi. Quindi iniziamo questo lungo percorso per quanto riguarda la costruzione del piano di riequilibrio, con la fuoriuscita di tutti i debiti pregressi, fuori bilancio nascosti, vecchie sentenze. Costruiamo questo percorso e la sindaca francese all'epoca votò contro. Però lei è arrivata nel 2016, avrebbe, in un tempo ragionevole, dopo aver visto, avrebbe potuto tranquillamente revocare il piano di riequilibrio e fare ciò che immaginava nel 2012 quando votò contro, quindi fare il dissesto. E quindi fare il dissesto del comune e reiniziare con un nuovo progetto anche finanziario. Ha preso atto in Consiglio Comunale che la scelta invece è stata una scelta giusta, l'ha continuata, ha continuato, come dice, a fare in modo che questo piano raggiungesse i suoi obiettivi e, se tutto procede come sembrerebbe procedere, il comune, grazie ai sacrifici che hanno fatto i cittadini, dovrebbe andare nel 2022 in bonus, quindi uscire dal dissesto, dal predissesto, quindi uscire, rientrare dal piano di riequilibrio, e dalla primavera estate 2022, questo è il calcolo che io faccio, iniziare ad avere una capacità di investimento, di intervenire su lavori pubblici e altri servizi, sicuramente con una capacità economica molto importante, visto il risanamento. Quindi si parte dai punti di incontro. Ovviamente per stare insieme tu non vai a esaltare la divisione. Sulla vicenda ASI ha continuato sulla scelta dell'amministrazione, della nostra amministrazione. Se si guarda il PUC, quindi le linee programmatiche che lasciamo noi prima che arrivasse Ruffo, e quello che ha fatto la De Notaris con la sindaca francese, sono quasi sovrapponibili, sono quasi la stessa cosa. Quindi queste scelte strategiche, poi sull'ordinario, anche io ritengo che sull'ordinario si sarebbe potuto fare meglio, sicuramente avrebbe avuto
la necessità di essere attorniata da una squadra più capace, di persone che dedicassero un po' di tempo di più a studiare il ruolo che svolgevano, con questo vale con la vecchia quindi giunta, anche delegare ma, di anche, più. Ma anche adesso, ma anche nella compagine, tutte brave persone, gli assessori che ci sono stati, perché? Per motivi diversi ci conosciamo. Però come capacità di incidere nel proprio ruolo e nella propria definizione del proprio ruolo di assessore, dico, alla cultura più che assessore alle partecipate, più che assessore ai servizi sociali, si è visto poco, si è continuato a immaginare che nella figura della sindaca, così come aveva vinto l'elezione, si potesse trovare la soluzione a tutto. L'amministrazione è una cosa complessa, chi ci sta si accorge sempre di più che è complessa. Assolutamente sì. Senti, invece la figura di Santo Mauro, no? Improvvisamente Santo Mauro è tornato, l'avevamo visto qualche foto, però finora non era mai uscito allo scoperto, insomma, anche a seguito di tutte queste vicende antipatiche che purtroppo gli sono capitate e da cui tra l'altro, insomma, mi sembra che ne stia uscendo. Ha fatto una conferenza stampa che poi... Appunto. No, niente, guarda, Santo Mauro è una persona che non ha mai di fatti abbandonato il rapporto con una serie di persone, come il sottoscritto. Io, tutti quanti dicono ex santamauriani, io dico no, io non sono un ex. Poi spiego che quanti sono oggi candidati in varie forme che sono ex santamauriani, che ha fatto l'assessore, che faceva il delegato con lui, che faceva il consigliere comunale. No, io rimango uno che ha condiviso delle scelte dell'amministrazione, o meglio, si è assunto la responsabilità delle scelte dell'amministrazione, pur non condividendole tutte, perché quando stai in una coalizione, quando stai in una maggioranza di 18 consiglieri, non è che tutto quello che pensi tu va fatto, c'è la mediazione, c'è il modo, come dicevamo prima, di trovare le cose che ti uniscono per stare insieme, se no facciamo che ogni consigliere diventa sindaco di se stesso e c'è l'ingovernabilità. Quindi Santo Mauro non ha mai lasciato questa essere stato sindaco per 4 anni di questa città. Certamente la vicenda giudiziaria sta facendo il corso che sta facendo, lui l'ha spiegato in una conferenza stampa e poi ha detto anche che lui in questa vicenda delle amministrative, e questo è il ruolo che sta svolgendo insieme a tanti altri con l'associazione Battipaglia 2021, che però sostiene in maniera sostiene lo sforzo e l'impegno che questa associazione sta mettendo e metterà a fianco dell'amministrazione francese alle prossime amministrative, codefinendo una sua compagine elettorale, lui sta dando una mano dal punto di vista della programmazione, soprattutto utilizzando la sua capacità di tecnico della pubblica amministrazione per costruire degli elementi di fattibilità, un programma che non sia fatto solamente di titoli, ma che dentro il titolo poi venga anche espletata il compito. Cioè, certo, non c'è solamente la traccia, ma ci deve essere anche lo svolgimento con chi lo fa, soprattutto con quali fondi, perché oggi io sento tutti parlare, come si fa a non essere d'accordo sul disinquinamento del Tushan? Chi può essere contro? Nessuno. Il problema è stabilire con quale finanza tu lo fai, quanto è compatibile finanziariamente la tua proposta. Sento parlare del teatro. Sì, per l'amor di Dio, se avessimo i soldi andiamo dai proprietari del Garofalo, che voglio ricordare, struttura privata, certo. A meno che non ci fa l'esproprio proletario, non mi risulta che la Costituzione salvaguarda ancora la proprietà privata, hai i soldi, vai sul mercato e ti compri quella struttura e lo fai, devi dire con quali soldi lo fai, dove li prendi, cosa non fai che potresti fare con quei soldi, certo, per fare teatro. Se no diventa un elenco più o meno condivisibile da parte di tutti. Chi è che non vuole un teatro? E chi non vuole il teatro? Anzi, lo dice a me, io faccio teatro amatoriale ormai da 8 anni, quest'anno non l'ho fatto a causa del COVID, abbiamo un problema di luogo, perché il luogo dove ci incontravamo e facevamo le rappresentazioni è il teatro Bertoni, che non è nelle condizioni, secondo me, di riprendere, e quindi noi che siamo una piccola
piccola compagnia amatoriale che non può sostenere i costi del teatro al centro sociale, teatro che è molto grande e ha dei costi giustamente diversi, e noi non riusciamo a sostenere, siamo in profonda crisi, non sapendo adesso che si sblocca come possiamo fare. Ecco, quindi comprensibilissimo. Quindi tu dici, bello, bellissimo, tutto quello che i progetti sono tutti fantastici, però ditemi con quali soldi lo fate. Ricerca di fondi. No, perché, recupereremo i fondi europei. I fondi europei non è che vengono dati, c'è bisogno della progettazione. Il fondo europeo viene dato a fronte di un progetto che tu hai. Oggi la pubblica amministrazione è capace di costruire un parco progetto tale da poterlo offrire al finanziamento europeo? Chi dice sì non è mai salito su un comune, non quello di Battivaglia. Ecco, si torna a quello che dici tu, le competenze. Perciò io dico, io non parlo del comune di Battivaglia, perché lo stesso problema ce l'ha il comune di Ebro, ce l'ha il comune di Salerno. C'è il comune di Salerno, tolto il Crescent e il fino del Trincerone che è antico. Poi grandi investimenti in opere pubbliche, quindi di novità che strade, ponti, dovrebbero fare Maria da Re, però è tutto un futuro. Tutto è costruito intorno a un'idea intelligente, il coinvolgimento dei privati che hanno fatto un'operazione di riqualificazione della zona Rechi, con la zona del porto turistico, che ha riqualificato quell'area, ma lo ha fatto utilizzando finanziamenti privati. Esatto, utilizzando i privati come partner per fare questo. Ma non è una cosa semplice. Assolutamente no. Salerno viene da lontano sulla costruzione di questa idea di città. Tu però non ti candidi? No, io non sono O candidato. Hai cambiato idea nel frattempo? No, non sono candidato. Cioè non ti vedremo in consiglio comunale, Mirra? Ve ne dovete fare una reggiù. Abbiamo invitato tra l'altro anche Salvatore Anzalone per la prossima settimana, quindi mi auguro che verrà. Penso di sì, perché io gli ho detto che sarei venuto qua e dice veramente, mi hanno chiamato. Sì, perché vogliamo conoscerlo dal punto di vista politico, lo conosco già da tempo però. Senti Mirra, come ha preso la gente, i tuoi amici, questa decisione di supportare la Francesca? Perché è stata la cosa non è stata capita subito, onestamente, tranne quelli che hanno vissuto con me più da vicino, sia questi 4 anni e mezzo di consigliatura, in cui ho provato sempre. Io sembro, per il tono di voce, uno rissoso, io sono uno che ritiene che il ragionare tra posizioni diverse e il trovare il motivo per cui su posizioni diverse si riesce a continuare a stare insieme, ad andare avanti, è l'elemento che ha fatto andare avanti l'umanità dall'epoca della pietra e del fuoco ad oggi, perché se ognuno era fermo sulla sua posizione, sia chi aveva scoperto il fuoco, sia chi aveva scoperto la ruota, noi eravamo fermi a Neanderthal. Quasi disserta anche di preistoria. No, non si disserta di preistoria, si dice che lo stare insieme, avere rapporti sociali e quindi confrontare le proprie idee con gli altri è l'elemento che vi fa stare insieme. E quindi è stato faticoso, io ho ricevuto, storicamente sono stato e continuo a essere un uomo di sinistra, quindi... sono chissà i fatti. Se cambierai partito, ma mi viene certamente io non mi iscriverò in nessun altro partito. E questo mi fa capire che sei profondamente deluso. Sì, ma dai partiti. Una cosa posso dirti, dare un contributo alla vita sociale e politica di questa città lo farò con un'associazione, con l'associazione, con lo stare insieme, con la capacità di contribuire a dire qualche cosa, anche con il piacere e l'onore che qualche televisione mi farà dare ancora per discutere, ma certamente non ci sarà più un partito, una tessera, a meno che non ci sia una rivoluzione, che ovviamente non parlo di Battivaglia, sul ruolo dei partiti, che riescono a riacquistare quella centralità in cui si fa sintesi e diventano gli elementi in cui i cittadini si riconoscono per portare avanti le proprie aspettative, le proprie idee. Senti Egidio, mi dici giusto veramente, poi chiudiamo, volevo sapere 2 o 3 cose che secondo te debbono assolutamente essere fatte in questi prossimi 5 anni. 2 cose. Guarda, la prima cosa per esempio è sfruttare e utilizzare il nuovo piano di zona, quello che ci vede finalmente capofila,
perché il disagio post-Covid, soprattutto nelle nuove generazioni, è una cosa che io frequento perché ho dei figli giovani, non sono a Battipaglia, ma quando vengono, quindi conosco ragazzi, la mia attività professionale mi porta ad avere rapporti con persone di tutte le età. Il disagio che si è costruito con il Covid ha acuito ancora una serie di elementi, immagino alle ludopatie, all'alcolismo, all'essere coinvolto nell'utilizzo dell'informatica, cioè dei giochi, persone che sono state costrette a stare a casa e non avere più quell'elemento di socializzazione. Io penso sempre a quei poveri ragazzi che non hanno fatto l'esame di Stato. Io penso come te, io ricordo l'esame di Stato, io oggi ho 61 anni e ancora oggi quando usciamo con gli amici, e a me qualcuno non c'è più già, quindi siamo avanti nell'età, esce sicuramente l'episodio dell'esame di Stato o dell'ultima gita. Immagina quelli che si sono persi questo, non lo recupereranno mai l'hanno più. L'hanno fatto, ma l'hanno fatto in maniera fatto molto così. Quindi utilizzare per costruire a Battipaglia e nel distretto 65, cioè tra Battipaglia e Bellizio Levano, una struttura che tenga conto e accompagni e stia a fianco alle famiglie che vivono questi drammi. La riattivazione immediata del centro Alzheimer per i soggetti che hanno fragili e che hanno pagato ancora di più, questo dal punto di vista sociale sicuramente. E poi quando adesso dirò una cosa che zona industriale, utilizzare in maniera intelligente la ZES senza enfatizzarla, perché lo stato attuale è una scatola, è un perimetro, non c'è nulla di particolare, perché gli sgravi fiscali già sono presenti, ma non mi risulta che ci siano file di imprenditori che vogliano venire a investire nella nostra ZES, perché la ZES è un elemento che deve significare altro attorno, per provare a dare una mano a quel poco di tessuto imprenditoriale, artigianale, commerciale, industriale, che fa vivere ancora la nostra città come una città dinamica, stargli a fianco e provare, come dice, a superare tutti i limiti. Facciamo finta che abbiamo avuto tutti i torti, diamo la ragione a una delle parti, però detto questo c'è un dato sulla vicenda ASI. Ha ragione l'ASI, ok, diamo per scontato che ha ragione l'ASI, ma da quando ha avuto ragione a oggi la situazione non è cambiata per nulla, cioè l'imprenditore non si è accorto, perché nulla è stato fatto per superare la necessità di quell'area di essere rivitalizzata, di dare la possibilità con la velocità che oggi c'è e con il cambiamento repentino che ha avuto l'economia dopo il Covid a gestire, a muovere le destinazioni e non ingessarle come erano ingessate nel 72-73. Negli anni 80 il figlio dell'ingegnere faceva l'ingegnere e sapeva di stare con il papà nello studio a fare il palazzo a fianco che aveva progettato il papà. Oggi tutto questo non è così, perché se sei fortunato che tuo figlio, come me, fa il medico, non lo fa a Battipaglia, non verrà a Battipaglia, non fa quello che faccio io. Se sei fortunato di avere un figlio che è laureato in economia come me, non fa quello che fa la mamma, che è laureata in economia, non lo fa qua e non lo farà probabilmente in Italia. Allora, se questo non lo capiamo, che il mondo è cambiato e il Covid ci ha messo di fronte a una realtà in cui anche elementi esterni, invisibili come un virus, ti possono sconvolgere la vita e non siamo veloci a rispondere a queste cose, rischiamo che ognuno di noi fa l'elenco. Se faccio il sindaco io, vi asfalteremo le strade, vi faremo la pista ciclabile, vi faremo... Chi è contro la pista ciclabile? Al parco del Castelluccio o una cittadella dello sport? Tutto è... Però ci sono delle priorità e le priorità vanno, secondo me, sui bisogni primari subito e ovviamente immaginare e costruire una città che guardi anche... non all'immediato, ma guardi e travalica almeno i prossimi 10 anni, perché chiaro, tutto quello che c'è il Covid, noi vedremo i frutti, augurandoci che dal governo Draghi alla gestione delle regioni e ai coinvolgimenti dei comuni, questi soldi serviranno per un'Italia dei prossimi 20 anni, sicuramente ci dobbiamo stare in questo canale, però giorno dopo le elezioni il sindaco, chiunque esso sia, si troverà
il problema della riapertura delle scuole, del distanziamento nelle scuole, il problema della mensa. Quindi questi sono gli elementi, e concludo veramente, che fanno sì che tutto questo si potrà realizzare se tutti ci convinciamo che chi farà il sindaco di tutti, non di chi l'ha votato. Quindi anche adesso, secondo me, i toni vanno abbassati, cioè il giudizio su quello che è stato e su quello che lo faranno gli elettori. Si prepari a pensare a ciò che si deve fare, e se delle cose sono le stesse, lo si dica, noi collaboreremo, perché stiamo pensando tutte e due che, dico per dire, il Parco del Castelluccio è la più grande idea, quindi lo faremo, e lo faremo insieme, chi dalla maggioranza e chi dall'opposizione. Io ho sempre fatto così. Questo anche... è un po' fantapolitica. No, non è fantapolitica, basta non mettere, come io penso una cosa, basta non utilizzare il proprio ruolo pubblico per realizzare, anche se legittime, aspettative personali. Io penso che basta fare questo. Io ho la presunzione di dire che sono stato avversario di Fernando Zara, glielo puoi chiedere quando viene, nel 94 e nel 97, ma nei momenti del bisogno, nei momenti in cui c'è stato qualche cosa che pure andava fatto, io l'ho fatto. Quando è stato arrestato, hanno arrestato il sindaco di Battipaglia, la mia città, di cui ero consigliere comunale, io non ho gioito. Perché sapevo che cosa significava quel marchio sulla mia comunità, a prescindere da Zara, che non avrebbe più fatto il sindaco, ma questo sarebbe stato sempre il sindaco, la città in cui è stato arrestato il sindaco. Ricordiamolo che poi è uscito assolto. Esatto, ma questo è valso anche per Santo Mauro. Perciò io dico, quando si usano dei termini, si faccia dire Battipaglia la terra dei fuochi, perché sicuramente c'è stata la presenza di 3 incendi più o meno dolosi in 3 siti industriali. È diverso di parlare della terra dei fuochi di quello che ci sta a Caserta e a Napoli. Sono due cose distinte e differenti. Cioè il danno che si fa a un'economia agricola, come si fa a dire siamo la patria della quarta gamma, siamo la patria della mozzarella, siamo la porta del Cilento, siamo la terra dei fuochi. Se siamo uno non possiamo essere l'altra. Questa purtroppo... bisogna fare uno sforzo, perciò ci vogliono gli uomini di volontà. Chi sarà il vice sindaco? Ah, non te lo so. Una cosa come sarà questa giunta secondo te? No, io spero, come sarà? Io mi auguro che il prossimo sindaco e la prossima giunta, che io mi auguro sia quella della francese, ovviamente questo è il mio auspicio, certo. Però potrebbe essere di qualunque altro candidato a sindaco, guardi alla competenza, alla capacità di spendere qualche ora della propria vita professionale, della propria vita, per darla come contributo alla città. Sicuramente questo sarà, a prescindere da chi è il candidato sindaco, sarà sicuramente un fatto positivo per la città, perché da solo il candidato sindaco da solo nessuna non parte, può fare chiaro. Quindi senti, è necessario. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, un'opinione su questo centrodestra così smembrato. Ma l'avevamo preannunciato quando ci siamo sentiti 4 mesi fa, quando io sento dire tutti quanti io sono candidato ma sono pronto a fare il passo indietro, se lo farà, io ho sempre detto che non avrebbe fatto nessuno il passo indietro. Preannunciai che i candidati all'epoca non sarebbero stati gli stessi di adesso. Liguori si è ritirato, sì. E io penso ancora che possa succedere che qualcosina tra settembre, prima della fine di agosto, periodo in cui si presenteranno le liste, ci potrebbe essere qualche altro rimescolamento, roba. Penso. Quindi il ballottaggio tu come lo vedi? Visconti francese? Dai, facciamo un pronostico. Sì, io mi auspico. Io auspico. Sì, potrebbe riuscire. Io auspico che la francese sia al ballottaggio e ci confronteremo. Poi c'è Mirra, c'è Bucciarelli. Ci confronteremo al ballottaggio con il secondo. Non mi far fare pronostici. Con il secondo, però vedi con il secondo. Secondo. Esatto, ecco. Con il secondo. Quindi, ovviamente, dico, io auspico che i primi siamo noi. E ci sia un secondo con cui si farà il ballottaggio, anche se il ballottaggio è tutta un'altra partita. Il ballottaggio si parte da un voto, cioè il sindaco ha un voto, lo sfidante ha un voto, i due candidati sindaci partono con il proprio voto, quindi devono iniziare a coinvolgere i parenti, perché le liste ti portano al ballottaggio, le liste, i candidati a consigliere, anche quello che piglia 50 voti ti porta al ballottaggio.
Ma quello che ha preso 50 voti al ballottaggio, deluso dai 50 voti perché era convinto che ne prendeva tanti, perché sono convinto che, vedendo un pochino, io seguo come i social perché non puoi non farlo, però non ci partecipo. Io penso che dopo i risultati elettorali ci saranno molti che li prenderemo con la camicia di forza. Non è semplice, e non è no, perché semplice. Io sento numeri... Io prendo 200, no, 300. Io ho sentito numeri, tenete presente che gli iscritti all'ufficio elettorale che hanno diritto al voto sono poco più di 41.000 ad attivare. Ma di solito no, sono più di 41.000, i calcoli che faccio io noi li superiamo già. Dico, qua ci arrestano tutti, perché qualcuno ci saranno brogli, qualcuno voterà, perché io sento molti. Quanti sono i votanti però? 27-28 mila. Esatto, insomma, sempre il 73-74% mediamente. Per l'ultima volta mi sembra che è stato poco meno del 74%. Cioè, per le comunali, per le comunali, certamente sì, ma questo stiamo parlando del primo turno, eh? Al secondo turno siamo stati intorno al 60. Cioè si sono aperti 10 punti. Secondo la tua esperienza, per arrivare al ballottaggio, quanti voti ci vogliono? Com'è la situazione oggi? Con le liste, i candidati e i liste dei candidati che superano i 7.500 voti vanno al ballottaggio. Quindi 7.000, 7.500, dipende da se ne esce qualcuno. Poi uno ne piglia 8 e 5, un altro ne piglia 6, uno fa il primo. È chiaro, fa il primo e il secondo. Non meno di 7.500 voti per concorrere a fare come tanti, liste. Come liste, perché sono le liste che ti portano al ballottaggio. Certo, magari sarà qualche candidato e poi il candidato sindaco avvantaggiato è quello che prende un pochino in più delle liste. Chiaro, soprattutto al secondo turno, perché vuol dire che porta una dota che è autonoma personale dalle liste, e questo ti fa partire perché avvantaggiato. Perché c'è il voto disgiunto sempre, no? Possiamo dare il voto disgiunto. Il voto disgiunto è sempre così. Di una coalizione. E il sindaco di un'altra, se c'è il voto disgiunto. Certamente sì. E ne vedremo delle belle. Grazie Gigio. Grazie a te, è sempre un piacere. Grazie. Appuntamento ovviamente lunedì e giovedì, sempre con questi appuntamenti elettorali, così insomma capiamo un po' di più. Ovviamente già vi anticipo che noi faremo le dirette sia da Eboli che da Battipaglia per seguire queste amministrative che insomma si prospettano molto interessanti. Grazie per averci seguiti.